Il PIME è una comunità missionaria fondata a Milano nel 1850, ha lavorato e lavora tuttora in circa 20 paesi nel mondo. Quando il Expo è stato organizzato a Milano, il nostro ufficio mondialità è stato contattato per lavorare al villaggio Expo, dove ci sono persone che vengono da diversi paesi, in modo tale che non dovessero solo lavorare a Milano per un periodo, ma avessero anche l'occasione di incontrarsi, di parlare, di apprezzarsi, di fare uno scambio interculturale. Il villaggio Expo 2015 è sostenuto e finanziato da Milano Città Metropolitana. Questo progetto è stato realizzato con la collaborazione di numerose persone, una ventina di esse sono state assunte, ma abbiamo anche molti studenti e molti disoccupati che hanno accettato questa avventura, sono state preparate, si sono messe a disposizione e hanno svolto il loro lavoro in modo molto interessante e soddisfacente. Il progetto Village People Expo 2015 parte da lontano. 7 anni fa gli educatori dell'Ufficio Educazione e Mondialità del PIME di Milano, grazie a un finanziamento dell'allora provincia di Milano, hanno iniziato ad andare nelle scuole a raccontare i temi fondativi di Expo 2015. E al termine di questo percorso, che ha coinvolto 4.000 ragazzi per i 7 anni di programmazione, a questi ragazzi è stato proposto di partecipare attivamente all'evento Expo 2015, partecipando all'accoglienza dei più dei 1.500 delegati che hanno vissuto nei 6 mesi dell'esposizione presso Expo Village. I ragazzi che hanno accettato questa sfida si sono trovati a confrontarsi perciò con un mondo ricco di culture diverse e gli è stato chiesto di migliorare le proprie skill grazie a un network che è stato costruito tra gli educatori del PIME e le loro scuole di provenienza. Non solo, si è cercato di andare ad individuare 20 figure professionali da inserire all'interno di Expo Village, prendendole dalle liste dei disoccupati o dei sottoccupati che ci ha fornito l'Agenzia Formazione e Orientamento Lavoro della Città Metropolitana di Milano. Queste persone hanno avuto l'occasione, nei 6 mesi dell'esposizione, di confrontarsi con un mondo che è venuto a bussare alla loro porta, richiedendogli una professionalità, una conoscenza delle lingue, una capacità di essere in qualche maniera capaci di confrontarsi con culture diverse, anche lontane da quella italiana. Al termine di questi 6 mesi di Expo, queste persone hanno sicuramente migliorato le proprie abilità professionali, hanno la possibilità di affacciarsi sul mercato del lavoro sempre più professionalizzante. 250 studenti da 16 istituti di istruzione superiore della zona hanno partecipato a questa esperienza di tirocinio formativo. È un'esperienza professionalizzante e anche di crescita umana. Alcuni esempi di attività che questi studenti hanno realizzato sono ad esempio delle mostre fotografiche, hanno realizzato dei dipliani informativi per gli ospiti, comunque tutte attività a carattere culturale e hanno anche realizzato del materiale per promuovere gli eventi che qui sono stati realizzati. In seguito all'esperienza di tirocinio formativo, questi giovani studenti avranno modo di testimoniare cosa è stato per loro questo tirocinio grazie a degli eventi organizzati dalla Fondazione PIME Onlus. Sono Andrea, studente a Milano nel liceo Preziosissimo Sangue. Qui ad Expo Village mi occupo dell'iniziativa della Fondazione PIME Food Corner. Food Corner è un'iniziativa che fa scoprire a tutti i residenti qua al villaggio le origini e le bellezze della nostra cultura culinaria. Sono Francesca e sono una volontaria della Fondazione PIME. Io e i miei compagni abbiamo pensato a un'attività per coinvolgere i residenti dell'Expo Village e questa attività si chiama Book Crossing e consiste proprio nel poter rendere disponibili dei libri e, come se fosse una biblioteca e una volta che il lettore ha finito di leggere riportarli al bar dove appunto sono disposti e lasciare un commento alla fine del libro su un post-it e il lettore successivo così può farsi un'idea di quello che è la trama del libro. Mi chiamo Sara e sono una volontaria della Fondazione PIME. Insieme ai miei compagni abbiamo deciso di organizzare una mostra fotografica per raccontare la cultura italiana e la cultura degli altri paesi. Un esempio di cultura internazionale, abbiamo deciso di mostrare delle fotografie riguardanti la musica degli altri paesi e quindi mostrando strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Sono Gianluca, ho 46 anni, sono un padre di famiglia, ho 2 bambini.
da 2 anni che sono disoccupato e grazie al PIME che mi ha dato la possibilità di poter lavorare all'interno del Villaggio Expo. Mi auguro che abbia finito questa esperienza, che con l'iPhone riescano a trovarmi un lavoro, che mi diano una mano a cercarlo. Sono Federica, ho 25 anni e da quando sono laureata ho avuto un sacco di esperienze, soltanto di stage poco retribuiti. Poi attraverso la conoscenza di PIME e AFOL è partita questa esperienza di Villaggio Expo, dove sto organizzando degli eventi culturali, specialmente musicali, che sono nati anche da collaborazioni con dei delegati dei paesi che sono presenti all'interno di Expo. Dopo questa esperienza, con le competenze che insomma qui ho maturato, mi rimetterò a cercare lavoro, consapevole che anche attraverso l'aiuto di AFOL potrò trovarlo con più facilità. Бұл кафе жолдастарымызбен кездесетін орын болып қалды. Жұмыстан кейін әрқашан да бұл жерге келеміз. Буджигода драдо бау хау парте дед палан ока имада и удаматара. Экспо Вилледж ютесі кипсовай тартутіне авиатора, бәт ютесі. Le bar pour moi c'est le lieu où on vient manger, on boit, on s'amuse, on danse. Estar aqui é uma experiência privilegiada. The guys from PIME Foundation make us all feel at home. We're welcome when we come through the gates, we're welcome at the bar, we have sessions. We're from Ireland, so we bring lots of friends. We all get to hang out together, we make music, we make new friends from all over the world. It's easier than making friends at Expo. Expo Village is better.